L'ha preso in pieno di nuovo anche questo. Hai bisogno di un account mandato di GTA Online per PS4 o PC oppure di un'aggiunta di denaro? Passa da GTA Cash, link in descrizione. Siccome c'è questa idea che noi italiani non sappiamo fare un cavolo, idea che forse ho dato anche io nello scorso video di questo tipo, in questo video, andremo a vedere alcune clip di alcuni italiani. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sotto allo scorso video, un dogfighter italiano abbastanza famoso, in realtà famoso in tutto il mondo e anche abbastanza forte, ha scritto un commento, probabilmente sentendosi tirato in causa. Quindi io direi di andare a vedere il suo canale. Vabbè, le riprese con l'editor, va bene? Mi sfidate in questo modo però facendo le riprese con l'editor, eh? Almeno riguardo a quelle non potete vincere contro di me. Intanto vi racconto una storia. Un giorno stavo facendo un dogfight, ad un certo punto entra uno che si chiama Peschereccio87. Siete autorizzati a ridere. E allora io a quel punto dico: vabbè, questo qui quanto potrà farmi? Massimo una kill. E invece mi ha fatto un culo largo come una casa, perché Peschereccio87 Ni era questa persona di cui stiamo andando a vedere il video. Bene. Vabbè, qua siamo ancora abbastanza sul mainstream, ma sicuramente avrà fatto di meglio. Ecco, qua c'è una bella spirale. Sembra facile, ma in realtà non lo è, soprattutto se tutti e due sono bravi. Bella, bella, guarda, continuano a scendere. Di solito si arriva fino alla fine, poi quando si è ovviamente a pelo d'acqua, quello che riesce a prendere l'avversario vince. Quello che fa meglio la virata e riesce a star su praticamente vince. Qua cosa fa? Va in retromarcia, ma non riesce a prenderlo. No, vabbè. Questa è una delle clip più stupide e allo stesso tempo più belle che abbia mai visto in dogfight. Vediamo. Qua aveva appena iniziato. L'ha ripreso. Bella, mi è piaciuta questa. Perché poteva aver sbagliato, invece nello sbaglio è riuscito a riprendersi. L'altro ci ha provato, invece nope. Qua, ecco, ho provato a fare la manovra solita, manovra classica, non è riuscito. Vabbè. La cosa importante è che lui è molto bravo sia in velocità, soprattutto in velocità, che anche in stallo. La cosa importante è essere bravi in tutti e due, perché se tu giochi di velocità vinci sempre, però lo stallo ti può servire se per caso sbagli, se l'avversario ti sta dietro o per essere spettacolare. Perché di solito lo stallo ha quello di bello. Bellissima questa. Bellissima questa. Vedete? È bravo anche di stallo lui. Gioca di velocità di solito, ma è molto bravo anche di stallo. Qua vabbè. Sì, abbastanza bella questa. Soprattutto per come si è mosso l'avversario, che ha cercato di evitare. Cioè da così io non l'avrei mai provato uno stallo, da così non l'avrei mai provato. Ma mai proprio. Non avrei nemmeno rischiato, me ne sarei andato via. Sembra giusto col jet d'oro. In gara. L'antenna. Ecco questa. Questa era fatta molto bene, molto bene. Però non lo prende e riesce. Fa un altro giro. No, a me piace troppo quando non prendono gli avversari, fanno un altro giro e riescono a prenderli per pelo. È bellissimo. Bene, adesso direi di vedere un video di Motmus, che è uno tra i giocatori più famosi e al contempo bravi del mondo. Gli aveva sparato un razzo e ha detto non contento, gli sparo col cecchino. E qua in run and gun. Con cecchini, questi fanno cecchini run and gun, che è? Madonna. Prende uno con la moto, mi sembra giusto. Sì, ma è velocissimo. Ma non serve nemmeno che commento, si commenta da solo. Ma in testa pure l'ha preso, e quello è il bello. Guarda, headshot, di nuovo. In testa, come al solito, ovviamente. Madonna! Insomma, abbiamo capito. Bene, io direi adesso di andare a vedere uno Stunts Montage, ovviamente. Con un'ala sola, adesso inizia ad andare in retromarcia, come al solito. Dove? A terra? È a terra lì, no? Ah sì, beh. Vabbè, almeno aveva due ali in questo caso. No! Con un'ala sola, l'altra volta abbiamo visto quello che passava sotto al tunnel con un'ala sola, quindi alla fine non ci si stupisce neanche tanto. E ora cosa fa andando avanti? Però continua. Cioè, potrebbe essere confuso per uno che va in strada se ha la taglia. Ah, adesso passa pure qui sotto. Ah, hai capito.
tutto di fila, Una delle strategie che si usa, comunque, stavo dicendo, è farsi mettere la taglia anche dai civili, poi mettersi a seguire la strada con il jet per non far vedere di averlo. Ma senza stabilizzatore, a terra senza stabilizzatore. Qua senza stabilizzatore. Cosa fa? No! Bellissima, adesso ci vuole. Senza stabilizzatore e con un'ala sola. Però purtroppo è finito il video, peccato. GTA 5 Orbital Cannon Kill Montage. Perché? Starling Kills, questo lo voglio vedere con l'aereo ciccione, vai. Sorprendimi. Che poi in realtà sto aereo, se usato bene, può abbattere anche i laser molto facilmente. Vediamo, lo prende con la mitagliatrice? Ah no, l'ha già preso, l'ha ucciso, va bene. Ha preso il pilota così, con la mitagliatrice. L'ha preso in pieno di nuovo anche questo. Vediamo, in retromarcia. In retromarcia con sto schifo. E lo prende con un missile. Ah beh, è normale. Cioè questo qui non fa esplodere gli aerei. Riuscire così, ecco, fa un giro in retromarcia così tranquillo. Poi fa un altro giretto. E gli spara un missile quanto vuoi. Infatti. Grande. Lo prendo in pieno. Col bombardamento. Vabbè, insomma, abbiamo capito che lo Starling è l'aereo più sottovalutato di GTA Online. Un altro è Ghillie Master, che sa usarlo bene lo Starling, ma lui mi sta sulle palle, quindi non lo faccio vedere. Sto video si chiama Best Italian Dogfighters, perché io ne conoscevo un sacco di dogfighters all'epoca. Vediamo se alcuni li troviamo in sto video. Siccome io ormai ho abbandonato da un paio d'anni. Ah, questa è stata proprio pericolosissima. Per un attimo non l'ha preso. Questo mi sembra di conoscerlo, tra l'altro, Vediamo. Wow, bella questa. Questo lo conosco pure. Non mi ricordo bene chi sia, ma so che lo conosco. Ah, Mr. Simpatia, vabbè, quel coglione. Ovviamente ironico, è un mio amico. Vecchio amico. Bella sta manovra. No, fa schifo perché l'hai fatta tu. E questi sono tutti abbastanza di velocità, come si giocherebbe di solito. È un po'... diciamo che giocare di velocità è da competitive. Giocare di stallo non è tanto da competitive. Scorpion non lo conosco. Bella spirale, però. Bella spirale, proprio. Questa mi è piaciuta. Bellissima sta clip. Ecco qua, potrebbe fare uno stallo. Vediamo. Ecco qua, potrebbe fare uno stallo. Bella, 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 bella. GG. GG, mi è piaciuta. Mi sono emozionato con sta clip. Bene, Pilot Nation si chiama questo montaggio. Vediamo un po'. Cosa fa? Dai, non dirmi che glielo lancia addosso. No. Bellissimo. Qua con un'ala sola, va bene. Ormai è normalissima sta cosa. Uccide uno su Luxor che gli passa così vicino e così velocemente. Vabbè, qua uccide un carro armato in retro. Uccide poi un carro armato, distrugge casomai. Ma fuma con la bandana col sottomarino e glielo lancia addosso, mi sembra giusto. Distruggere un carro armato buttandoci addosso la moto riempita di esplosivo. Ma con la MG a bordo di sto coso, mi ricordo neanche come si chiama. Certo che questi qua sono molto bravi con gli elicotteri. Io non so fare una sega con gli elicotteri, però con i jet sono decente, almeno gli elicotteri proprio zero. Lo uccide con la mitragliatrice, sicuramente. E infatti, era prevedibile. C'è un carro armato, mo l'ho capito. Gli lancia addosso la moto col C4. E giustamente. Qua che fa con la moto? Ah, questo è un classico. Questo è un classico. Bella però. Bella alternativa. Qua in retromarcia a terra su quel coso. Ah, si butta. Si butta a terra, tra virgolette si schianta, ma sopravvive. Qua a terra qui sopra, quanto scommetti? Guarda. Terra lì. Però ho visto un altro jet girare. Cosa fa quell'altro jet? Niente di che. No, vabbè, adesso gli atterra sopra.
Cosa fa? Dove va? Volete vedere cosa fa questo adesso? Sì, gli atterra sopra. Sì, esatto. Ben, bene, bene. Cosa fanno? Ah, decollano tutti in retro. Ma bellissima sta cosa. Non che sia chissà quanto difficile, però bellissimo. Tutti e cinque, anzi. E anche questo è finito. Ragazzi, vi invito a visitare i canali dei proprietari di questi video. Vi invito inoltre a inviarmi altri video di questo tipo a fanapon371@gmail.com. Mi raccomando, video belli belli, non video troppo mainstream. Per questo video direi che è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito finora. Noi ci rivediamo alla prossima.